Potremmo parlare ore dell'importanza della colonna sonora all'interno del mondo dei videogiochi. Alcuni titoli, infatti, hanno fatto di questo elemento un vero e proprio cavallo di battaglia, tanto che, indipendentemente dal genere della produzione, la canzone giusta al momento giusto può regalare emozioni a non finire. La serie di Final Fantasy è di certo tra i pionieri di questa categoria, evolvendo negli anni la sua musicalità, passando dalle prime note dei fantastici giochi a 16 bit a composizioni più complesse e articolate. Ovviamente le prime melodie a cui approcciamo nascondono i ricordi più belli nella mente dei giocatori. Come si fa a dimenticare la musica dei menu principali? Tutti legati a qualche particolare canzone, e dire quale sia la migliore è praticamente impossibile, dato che tutte, dalla prima all'ultima, sono un omaggio alla musica. Partendo dalle musiche epiche e delicate del primo episodio, si sono gettate le basi per le produzioni successive. Questa ricerca dell'attimo perfetto all'interno della saga è stata gestita in maniera sempre più scrupolosa, capitolo dopo capitolo, andando sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. La prima corposa evoluzione della colonna sonora arrivò però con Final Fantasy V, con un suono più curato e ricercato, abbandonando quella linea di beat adottata nei precedenti episodi. Questo però fu solo l'inizio, visto che da lì in poi il continuo crescendo ci portò al culmine definitivo, con gli immortali Final Fantasy VII e VIII. Per il primo stiamo parlando di una colonna sonora complessiva di circa 4 ore e mezza. Qualcosa di mastodontico che da lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato il medium videoludico come lo conoscevamo. Il settimo capitolo, infatti, mischiava vecchio e nuovo, con un risultato pazzesco che sarà duro a replicare anche in futuro. Per quanto riguarda l'avventura di Scuola e Compagni, e dopo un settimo capitolo tanto bello quanto memorabile, l'ottavo ha retto l'urto in modo magistrale, innalzando ancora di più le aspettative dei fan per i capitoli futuri. La musica di Final Fantasy VIII era incentrata principalmente sull'epicità, il caos e tanti altri elementi che caricavano di adrenalina il giocatore, senza ovviamente dimenticare di quei momenti di stacco, dove la calma e l'armonia regnavano sovrani. Anche Final Fantasy IX si conferma all'altezza dei predecessori, con una colonna sonora che non potremmo mai dimenticare. Final Fantasy X invece è stato il titolo che ha segnato il cambio di marcia, dal quale si è iniziato a puntare a un modello di gioco più moderno. Il decimo capitolo per alcuni giocatori è stato il capolavoro, per altri non troppo, ma già alle prime note del menu principale si capiva perfettamente quale fosse la caratura del prodotto. Dato che potremmo parlare per giorni dei momenti iconici che caratterizzano Final Fantasy X e di come ogni nota si sposi perfettamente con ogni linea di dialogo. Con Final Fantasy XII si è tornati alle musiche più classiche, così da far sentire a proprio agio l'utente con qualcosa di nuovo. Per il momento, l'ultima fantasia finale si traduce in Final Fantasy XV, un titolo che ha dimostrato quanto alla saga serviva rinascere dalle ceneri dopo un paio di capitoli al di sotto delle aspettative. La saga ha infatti rialzato la testa in grande stile e nel modo più concreto possibile. Final Fantasy XV si rivelò essere uno dei capitoli più apprezzati della saga, anche al netto dei difetti. Le musiche hanno accompagnato il giocatore in questo viaggio fatto di amore, amicizia, fratellanza e rassegnazione, con tutta la loro carica emotiva, ispirando momenti pieni di emozioni contrastanti. In conclusione, le musiche della saga di Final Fantasy sono essenziali tanto quanto il nome del brand, visto che anche grazie ad esse abbiamo potuto assaporare tutti i momenti magici della serie, e senza le quali i giochi non sarebbero mai stati gli stessi.